Buongiorno, buon sabato anche a voi, grazie mille per avermi chiamato. Grazie a te, grazie a te. Tanto come stai? Ma non male, dai, fa tornato il caldo. Si sta bene. Sto facendo un po' troppe cose, però bene, dai. Ecco, dai, meno male, meno male. Allora Vince, questa mattina cerchiamo un po' di raccontare la tua storia, ma anche di far ascoltare agli amici d'ascolto ovviamente le tue canzoni, tra le quali c'è anche il brano Come Mai, che è uscito fuori praticamente a inizio agosto. Ma anche se c'è una piccola storia dietro, beh, è tra pochissimo, la raccontiamo. Ma allora, vediamo anche a te, perché tu hai 23 anni, ok? La tua storia inizia a Napoli, poi ti sposti a Brescia, a 18 anni poi inizi anche a studiare canto, musica, e da lì la passione è nata praticamente. Beh, sì, cioè nel senso, allora, il mondo della musica c'è sempre stato, solo che è sempre stato un po' nascosto, nel senso che avevo un po' vergogna, paura un po' di essere ascoltato, sentito. Poi diciamo che è arrivata un po' una spinta da parte di amici, parenti che mi sentivano canticchiare, mi hanno detto: ma cavoli, ma sei bravo, perché non studi, non fai talent? Vabbè, cioè, nel senso, magari le persone pensano subito al talent, subito alla fama, appena, però, cioè, nel senso, ringrazio, ma non l'avrei mai fatto così di punto in bianco, infatti non l'ho fatto. e poi vabbè, verso i 18 anni più o meno ho iniziato a studiare e da lì sono arrivate tante cose. Certo, poi da lì hai iniziato comunque a comporre, fare le piccole prime esperienze, ecco, mettiamola giù così. Sì, sì, sì. Ho scovato anche un po' sui social, che comunque è stato anche scoperto da una casa discografica molto importante, che comunque ha, tra i nomi aveva anche quello di H7, per dirne uno. Poi da lì è uscito fuori il tuo primo singolo su tutte le piattaforme digitali, e già siamo nel 2020. E adesso comunque stai andando forte anche comunque su Spotify, sto vedendo un po' di numeri comunque importanti per un artista emergente come te, ma comunque è bello che stai muovendo già i primi passi. E com'è questo affronto con la realtà un po' delle piattaforme, con i social, tutto quanto? Beh, ti dirò, è molto difficile, cioè nel senso... Farsi conoscere è molto 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 difficile. Sono contento che ad oggi comunque la mia musica sia distribuita da Virgin, che comunque fa parte di Universal, che non è proprio una cosa che arriva così in due anni, cioè non lo so, non mi aspettavo un traguardo del genere in così poco tempo, quindi già una cosa di questo tipo, wow. È già tanta. È molto difficile comunque sì, farsi conoscere attraverso Spotify piuttosto che i social, anche se comunque Come Mai è finita in diverse playlist che sono importanti appunto su Spotify, sì. per arrivare a più persone, ad esempio New Music Friday Italia, cioè praticamente io credo che tutti più o meno il venerdì, il sabato si vadano lì a guardare un attimo quella playlist, perché comunque la novità è quella, che comunque uno fa gola, è comunque sempre molto interessante. Allora, Come Mai l'hai citata, facciamo così, ce l'ascoltiamo subito a questo punto, okay. E Come Mai, poi vi racconto anche come l'ho scoperta io invece, la mettiamo, okay. E poi c'è anche altro, tra pochissimo, dai, mettiamola al tanto. Come Mai, Vince, eccola qui, canzone che, devo dirti, ho scoperto in un modo strano, perché chi mi ascolta lo sa, sono uno di quelli che non si fa mai gli affari suoi, ma va sempre a sbirciare dall'altra parte del confine, quindi in Svizzera. Era un pomeriggio, stavo ascoltando la radio svizzera, non lo nascondo, tutti lo sanno, ma e c'era questa canzone qua, Come Mai, Vince. Da lì poi è arrivato il tutto, ti ho scoperto grazie quindi a Radio Svizzera, per dirti. Questo è un cerchio che si chiude in questo momento. Come Mai, che praticamente ha raggiunto più di 16.000 stream su Spotify, quindi è già tanta roba, vuol dire che comunque il pezzo piace, e c'è una storia dietro, perché la canzone in realtà, se uno comunque va su Spotify, vede tutte le varie cose più dettagliate, ecco, è uscita a inizio anno, ma per le radio invece è uscita fuori proprio un mese fa, a inizio agosto, quindi anche questo magari fa
un po' capire come la musica magari arriva anche dopo per le radio, ma in realtà c'è da tempo. Sì, cioè effettivamente ci è voluto un po', però è arrivata anche per le radio. Certo. È stato un po' un casino, però. Però comunque è arrivata. Beh, è bella come cosa, poi comunque anche per un artista, anche se comunque tutti dicono radio ormai è un mezzo che non funziona più, antico, però anche per un artista trovarsi la canzone in radio è comunque una cosa che almeno a me farebbe piacere. È una soddisfazione, sì, assolutamente. Cioè mi piacerebbe sapere sempre dov'è e quando va, però è difficile capire nell'effettivo dove sia e quando sia. Cioè ho trovato il mio modo su, credo, la classifica di Year One. Riesco a capire dove è andata in onda sull'ultima radio, quindi almeno quello è, si può tracciare in qualche modo, mi fa capire un attimo dove mi ascoltano e da dove mi ascoltano. E certo, allora qua un sound, dicono anche della scheda appunto di Year One, un po' urban pop. Ci stai concentrando questo stile, e invece l'altro brano che tu hai realizzato e che comunque è più recente per quello che riguarda ovviamente la parte stream è Ansia, che è uscito fuori invece questo a giugno, praticamente pochi mesi fa. E di che parla questo pezzo, prima di ascoltarcelo? Beh, il titolo racchiude un po', insomma, il contenuto, nel senso che c'è stato un periodo alle superiori per lui. Vabbè, sono sempre stata una persona molto ansiosa, cioè questo non ci piove. Però durante le superiori ho avuto, diciamo, un po' di problemini con attacchi di panico, attacchi d'ansia, e è stato un po' un modo anche per esorcizzare anche il tutto. Ecco, sì. Quindi buttiamola così, ce l'ascoltiamo e poi parliamo ancora un pochettino. Ansia di Vince, piccola correzione, uscita fuori a marzo di quest'anno, quindi anche qua è un brano che ha già fatto il suo anche su Spotify e racchiude quindi questa ansia di cui tutti abbiamo comunque un po' di ansia per ogni cosa, anche c'è chi tanto, c'è chi poco, ma comunque è una cosa che ci accomuna in molti, ecco. Ma è proprio la società in sé che, cioè, credo sia ambientata proprio, cioè non ambientata, scusami, proprio portata, si presta a far provare ansia per qualsiasi cosa, dalle cose da fare a come farle, a raggiungere determinati obiettivi in tot tempo, altrimenti sei strano, non si sa quale aggettivo dare alle persone. Anche la copertina del brano comunque un po' con questi, sembra quasi tipo uno specchio, che a me ad esempio gli specchi danno molta ansia, per dirti, quando vado in certi negozi dove ci sono solo specchi piuttosto non ci entro, perché la cosa mette comunque un po' di soggezione, un po' poi per uno che comunque continua sempre a trovarsi ogni piccolo difetto in ogni volta che ci si guarda allo specchio, quindi questo è finalmente dalla creazione della copertina già, cioè io sono tipo, cioè, mi ci metto dietro e cerco di capire bene come la voglio. Anche quello in particolare può essere una cosa che dà ansia, perché è la ricerca, cioè, la copertina non, cioè, secondo me deve essere importante come le parole che scrivi nel testo, cioè magari non così tanto, però ha una certa rilevanza grande, certo, molto grande, certo. E adesso cosa accadrà, Vince? Cosa c'è di nuovo in serbo per te? Bella domanda. Molto presto potrebbe uscire un altro inedito. Ok. Un altro brano. Non so se spoilerare il periodo, però comunque è molto molto breve. Ok. Da qua a un mese, diciamo. Ok. Da capire ancora un po' di cose, perché sto cercando di farci un bel videoclip e quindi per dare l'uscita per questa cosa qui. E ci tengo molto 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 molto, cioè è proprio un pezzettino di cuore questo pezzo. Va bene, e ci tengo tantissimo. Lo attendiamo e poi in caso torna a trovarci per raccontare anche questo nuovo brano che
sta per uscire a questo punto. Quindi io ti ringrazio, rimando ovviamente tutti quanti a seguirti sui social, Vince Music, questo è il tuo account di Instagram. TikTok c'è pure quello, se non mi Esatto, sì, sbaglio. sempre stesso nickname. Quindi anche lì, se uno volesse, può andare a trovarti anche lì, ecco. Dove anche lì ho visto che c'è un po', fai un po' di video, un po' di cose, porti anche un po' la tua musica anche lì, quindi bello, bello. Chissà mai che un domani ti troveremo virale e chissà mai. Beh, in realtà su TikTok una volta è successo, ma non per la Ah, mia musica. Cioè, ok. sono anche un po' uno stupidotto, diciamo, e faccio un po' di stupidate. E su TikTok, a quanto pare, queste mie stupidate sono andate durante il periodo del Covid e mi hanno fatto guadagnare qualche follower, insomma. No, non, e non si butta via niente, questo è No, quello che si dice. infatti. Quindi, fate così, andate a streamarvi ovunque i suoi brani e poi Vince torna a trovarci quando avrà questi altri pezzi nuovi da farci ascoltare. Grazie mille Vince intanto e buon Grazie weekend. mille anche a voi. Ciao, ciao, ciao. Ciao.